nemmeno il tempo di ascoltare l'inno nazionale e fare il solenne giuramento che è già bufera nel primo consiglio comunale di Arezzo, appena insediatosi. La seduta è stata aperta dal consigliere Giuseppe Macrì, Partito Democratico, alle 9:16. Tutti presenti, tranne Matteo Bracciali, PD, per un impegno di lavoro e un treno in ritardo, arriverà intorno alle 11. Intanto Egiziano Andreani, Lega Nord, espone una bandiera del Granducato di Toscana. Il regolamento ovviamente lo vieta. Alle 10 si vota per la carica di Presidente del Consiglio Comunale e qui cominciano i dolori. Tre alla fine i candidati, Alessio Mattesini, Francesco Macrì e il 5 Stelle Massimo Ricci. Mattesini incassa 27 voti su 32 votanti ed è lui il nuovo Presidente del Consiglio Comunale. Eletti anche i vicepresidenti Angelo Rossi, 17 voti, e Alessandro Caneschi, 13 voti. Intanto i due consiglieri di Fratelli d'Italia si dichiarano espulsi dalla maggioranza. Il risultato che non ha ottenuto come Presidente del Consiglio, che ha penalizzato quel partito, non è una decisione che ha preso il sindaco ma che ha preso il Consiglio. Nella distribuzione delle deleghe io ho chiesto una rappresentanza anche a quel partito che non ha voluto esprimerne perché riteneva di voler perseguire unicamente la strada della Presidenza del Consiglio che si è conclusa come avete visto. Hanno la massima stima i consiglieri eletti, ovviamente sul partito neanche mezza parola perché Fratelli d'Italia è un grande partito al quale oltretutto idealmente io sono molto vicino, quindi ci mancherebbe altro. Si è determinata una situazione che è quella che ha portato all'elezione di Mattesini e non di Francesco Macrì che si era proposto come alternativa. Noi non avevamo chiesto poltrone. Noi avevamo anche fatto, come dire, dato una disponibilità maggiore puntando a un ruolo istituzionale. Il mio partito si era riunito e aveva deliberato di richiedere legittimamente la presidenza del Consiglio. Abbiamo fatto, come dire, c'è stata la disponibilità di tutti formale, poi dal giorno dopo hanno cominciato a sabotare questa opportunità. Io mi sono candidato comunque perché, come dire, chi si assume la responsabilità di fare delle scelte così dolorose, chi pensa di dare degli schiaffi in faccia a 1700 aretini se ne deve assumere la responsabilità. Quindi ho fatto la scelta oggi di candidarmi comunque affinché certificassero la mia espulsione dalla maggioranza. Questo è quanto. Fratelli d'Italia è stata espulsa dalla maggioranza in questo momento. La prima impressione, come si è visto stamattina, è che è una maggioranza tenuta insieme con la colla e di scarsa qualità. In questo senso non riuscire neppure a dare un nome condiviso dalla maggioranza per la presidenza del Consiglio Comunale penso sia indicativo di quello che bolle nel centrodestra. Dopo un Consiglio Comunale, ecco, insomma, fare 5 anni sarà molto molto complicato.